Vediamo come si prospetta la situazione questa sera. Ora praticamente io sto mettendo in atto il mio telefonino che lo uso per fare il controllo del ritorno. Guardate che mano grossa che ho. Controllo il ritorno. Sto mettendo a posto il telefonino. Se vedo che il segnale arriva qui, eccolo qua, il segnale c'è. Vediamo come si vede, se tante volte avessi regolato bene la connessione si dovrebbe vedere un c'è male. Sembra di sì, che si veda bene. C'è Alfonso. Ciao Alfonso, buonasera, ben visto. Speriamo che funzioni tutto stasera, che fossi un pochino fortunato. Stavo guardando se su Android c'avevo alcune applicazioni che ci potrebbero far comodo. Ciao Rosanna, buonasera. Chi è che mi prude la schiena stasera? Allora, diciamo che ho sistemato un pochino la postazione dalla parte mia. Ho messo la telecamera un pochino più lontana, io sono un pochino più al centro, fra i due angeli custodi che secondo me mi portano un casino di fortuna. E poi ho ritoccato un pochino la grafica. Rosanna, tutto a posto? Ho ritoccato un goccino la grafica perché ho messo la scritta del gruppo su in alto. Accidenti, quanto arriva sul suo dito! Dove c'è scritto, vedete, GRP, gruppo ricercatori del paranormale, perché sotto la coprivo io. L'ho spostata in alto, poi ci ho messo con Stefano Romagnoli Jones, che so io, e addirittura qui ci ho voluto mettere questo banner che è un po' brutto, però secondo me fa comodo, dove c'è l'indirizzo del canale YouTube, perché lì ci stanno tutti quanti i video, sia quelli delle live che quelli delle indagini paranormali, quindi lì si vedono cose abbastanza interessanti. È bene che qualcuno si segni quell'indirizzo e vada sul canale YouTube a vedere che cosa c'è di bello prima o poi. Bene, Alfonso sta bene, tutto a posto. Non hai febbre, non hai niente, Alfonso, stai bene ora ultimamente, giusto? Hai avuto un po' di influenza anche te? E quindi poi stasera sono senza argomento, quindi parleremo di quello che proporranno i visitatori, io li chiamo così. Non mi piace chiamarli follower perché anche io li seguo tutti. Quindi se io seguo loro, loro seguono me, siamo alla pari, no? Se io vi seguo tutti. Quindi siamo a pari. Siamo tutti e due follower l'uno dell'altro. Secondo me invece quello che fa la live è il presentatore e gli altri sono gli spettatori. Bene, Alfonso, dai, sono contento. Stavo guardando prima di accendere a questa live le varie applicazioni che abbiamo scaricato nei telefoni, che sono veramente tante, sono veramente parecchie. Se ce n'è qualcuna che vale la pena controllarla un pochino più a fondo, perché effettivamente qualcheduna l'ho usata pochissimo e non so se vale la pena utilizzarle o se bisogna buttarle via. Vediamo un po' questa qui. Questa me l'ero lasciata un po' come mi pare. I settaggi erano questi. Vediamo questa che applicazione era, come la ricordo più. Ah, questa era l'Echo Box. Ce l'ho qui nel telefono. In effetti non era poi così tanto male l'Echo Box. Non so come mai non si sente, forse perché probabilmente avevo abbassato talmente tanto il volume in questo telefono. Non so perché. Infatti era volume basso. L'Echo Box. Fa un po' di casino.
Sentite come fa. Ciao Pino, ciao Chris. Buonasera a tutti ragazzi. Stavo accendendo sto Echo Box per vedere. Viene fuori una serie di parole. Chi c'è lì dentro? C'è qualcuno con questo Echo Box? Eh? Non ti capisco. Ma non è che amo tanto l'Echo Box, ragazzi, eh. Preferisco il Voice della Ghostube, che almeno qualche parolina intera ogni tanto la tira fuori. Invece l'Echo Box è un insieme di parole. Che poi, insomma, alla fine bisogna cercare di interpretarle. Vediamo un po' se questo telefono funziona sempre. Perché è parecchio con l'accendo questo, potrebbe essere anche morto. Però il cavo di carica sotto ce l'ha. A meno che non faccia contatto e non me lo carichi questo, eh. Vediamo un po' dov'è. Scherzoci che quel cavo di carica. Scusate ragazzi, se mi metto in questa maniera. Sto controllando una cosa di questo telefonastro qui che non mi si è caricato perché c'era un cavo staccato. Semplicemente. Eccolo là. Ero venuto un pochino vicino alla telecamera. Perché dietro il computer ci sono un migliaio di cavi e qualche volta quando non mi funziona qualcosa devo infilarmi là dietro dove c'è tutta quella matassa di centinaia e centinaia di cavi e vedere se risolvo la situazione. Infatti c'era un cavo staccato, quindi non mi funzionava un spirit box che ho qui accanto e non capivo come mai. Poi l'ho capito, insomma, perché c'aveva il cavo staccato. Ora vediamo quando si carica se riparte anche quello. Sì, l'ho provate tutte ormai, ma ce n'ho anche parecchie che non le ho mai utilizzate. Prima o poi mi metterò a vedere anche quelle lì che fanno, capito? Come fa a mettere al centro questa telecamera? Che o mi fa lo scatto di qua o di là. Vabbè, si vede che al centro deve essere così. Quindi praticamente piano piano le proverò tutte. Ho già provato una decina di Ghost Box o qualche Spirit Box, ho provato tutti i Voice e i Vox. Che sono quattro cose diverse, eh? Tutte e quattro. Però praticamente qualcosa di buono c'ho, ma non è che siano poi affidabili. Il più affidabile di tutti è il buon vecchio K2, che è difficile che sgarri, specialmente se uno ha imparato a conoscerlo e c'ha una certa dimestichezza. Cara Emma, col K2 non si sgarra, perché se veramente ti sale, come dico io, in quella maniera, che lo fa salire una presenza, non è né una scarica elettromagnetica, non è né un elettrodomestico e neanche altre cose che potrebbero essere lì in quell'ambiente, perché si riconosce la salita dello strumento K2 da parte di un elettrodomestico è in un modo, da parte di una presenza è molto diversa, si riconosce a occhio nudo e da lontano. Certo, se uno ha usato parecchio il K2, perché uno che lo prende in mano per la prima volta, qualsiasi cosa che lo fa salire, pensa che sia una presenza. Ciao Chris! Ah, Chris, ti avevo salutato prima quando sei entrato, no? Vediamo un po'. No, perché non ce lo fa. Sì, forse sì, forse sì. Sai che è che ogni tanto mi perdo la memoria di quelli che sono passati e quelli no. Aspettate che metto questa chat line un pochino più al centro, perché così vi vedo meglio. Allora, stasera di che si parla, Emanuela? Io stasera l'avevo lasciata libera come serata, praticamente a tema libero. Perché a tema libero? Perché non ho avuto modo di preparare un argomento, sono stato incasinato da ieri sera fino a oggi, che avevo dei parenti e poi insomma ho avuto degli impegni. Quindi non ho avuto tempo di preparare qualche cosina per
portare come argomento. Quindi si va a tema libero. Che vuol dire a tema libero? Che magari qualcuno di voi ci ha in mente qualcosa, ne parliamo un po', poi qualcun altro gli viene in mente un'altra cosa, ne parliamo un po' anche di quella. Quindi vediamo se stasera si fa un po' di argomenti misti, purché non si allontanino troppo dal campo del paranormale e dal mistero, però. Va bene? Di alieni, ne ho fatto 4 puntate, Alfonso, di alieni. Ho fatto vedere tutti i tipi di dischi volanti, i tipi di alieni che ci sono, i grigi, i bianchi, i scuri, i secchi, i grassi, quelli con gli occhi piccini, quelli con gli occhi grossi. Ho fatto già 4 puntate, magari te non c'eri, parlando di alieni. Dopo, se no, sono ripetizioni, no? Però si potrebbe andare a cercare in giro le ultime notizie, gli ultimi avvistamenti, e vedere se c'è qualcosa di nuovo o no nel campo degli avvistamenti UFO. Giusto? Si potrebbe fare anche insieme, perché io posso tenere aperto contemporaneamente internet e anche come si chiama? La live. Infatti ora guardate, ci vado un attimo a vedere, vediamo se tante volte trovo qualcosa che mi ispira. E vediamo che dice la situazione. Chi è? Mac. L'ho visto passare Mac. Allora, vediamo se intanto trovo il sito del Centro Ufologico Italiano dove ci sono gli ultimi avvistamenti. Questo è del 2023. Perché negli ultimi anni sono aumentati gli avvistamenti? C'è un sito che dice a questa maniera. Ah sì, me la ricordo la storia, ma mi sembra che l'ho anche pubblicata sul nostro gruppo GRP. Vediamo un po', eh. Sì, c'è un articolo in una rivista online, Ciao Bianca, che parla praticamente di questa cosa. Aspettate che ve la fa vedere. Devo riuscire però a farmi un pochino più piccolo. Come mai c'è questo qui che non è bloccato? Eccolo qua. Un pochino più piccolino e poi mi metto qua sulla destra, perché almeno se vi fa vedere qualche pagina. Scusate la tosse, riuscite a vedere anche me e anche quello che vi faccio vedere ora dietro. Allora, vediamo un po' che succede così. Dovrebbe tranquillamente venire questo, che poi dopo io lo porto sotto alla videocamera e così io so sopra. Vi dicevo che ho trovato questo articolo. Probabilmente ce la fate anche voi a leggerlo, perché chi è che gli sta sopra? Ah, l'ha scritta, aspettate un attimo. Aspettate un attimo che devo sistemare la scritta. Questo si chiude. La scritta è questa. Ando sta con la scritta. Maledetta, è questa. La devo mettere sotto acquisizione schermo. Eccola. Va bene. Vediamo se la ci so, eh. Eccola qua. Questo lo porto un pochino più a destra, tanto a voi vedo qui. Ciao Silvia. E praticamente vedete questa finestra qui, che ora la posso spostare sopra il desktop. Non è più come prima, che quando facevo queste cose non vi vedevo. Ora io mi porto con me questa finestrina qui, nel desktop o in qualsiasi posto io vado a lavorare, e quindi vedo voi anche mentre vi spiego le cose. Ciao Attila e anche Davide. Un abbraccio grosso. Chi è bloccata? T'hanno bloccata Silvia? No, non è possibile. Ma chi è che ti ha bloccata Silvia? Oh. Che è successo? Silvia? Dunque, la live no, perché la sto controllando in un telefono, vedo che è ottima come qualità, sia come risoluzione che come fluidità, quindi non c'è niente di bloccato. Siete
Si stava parlando un attimo con Alfonso. Si stava parlando un attimo con Alfonso dell'aumento degli avvistamenti UFO in questi ultimi periodi. In effetti, io sono andato a controllare e è come pensavo, c'è stato all'inizio di quest'anno un aumento degli avvistamenti molto pesante, molto consistente. Lo dicono anche gli americani, lo dicono i controlli dei cieli dei russi e anche da parte dei francesi qualche volta, perché stanno ogni tanto raccogliendo qualcosa nel cielo di particolare anche loro. Ciao Davide, buonasera. So se ti avevo salutato prima. E allora praticamente, siccome ogni volta che c'era qualche avvistamento veniva detto, ah, sicuramente è un pallone sonda, un velivolo atmosferico, è stata anche, come si dice, sbugiardata questa notizia. Non è vero che sono sempre palloni sonda o cose, ci sono anche degli avvistamenti parecchio, parecchio importanti. Addirittura qualcuno parla di un'ipotesi di test segreti da parte degli USA, negli Stati Uniti, di velivoli sperimentali che funzionano a campo gravitazionale, scusate, lo dicevo male. Ciao Giacomo. Campo gravitazionale vuol dire che la Terra attira verso il basso, quindi la forza del campo magnetico terrestre ci tira verso il basso, e questi motori riescono a sfuggire e spingere verso l'alto, senza però utilizzare il solito motore a reazione, ma funzionano. Sembra che funzionino con una specie di antimateria. Quindi sono propulsori probabilmente copiati da un motore che hanno recuperato da un, come si dice, un atterraggio venuto male di qualche UFO, come quello di Roswell o quello in Russia che è uguale a Roswell. Fra i rottami di questi dischi volanti che hanno fatto un atterraggio di emergenza e si sono sfracellati, hanno trovato questi motori. L'hanno studiati e probabilmente la tecnologia non viene da noi, ma da quei pezzi che hanno trovato e stanno costruendo dei motori antigravitazionali. Sicuramente utilizzeranno una materia non materia, quindi un'antimateria, perché il motore antigravitazionale ha bisogno dell'antimateria per funzionare. L'antimateria spinge sempre verso la Terra e quindi proietta l'oggetto nel verso opposto. Quindi se spingo materia verso la Terra ottengo una spinta verso l'alto del disco volante o del mezzo che vola o di quello che sarà. Ciao Michele. Allora, i motori sono a antigravitazionali, a energia antigravitazionale, sicuramente funzionano a antimateria o qualcosa del genere che gli assomiglia. Ora andiamo a cercare, se ci riesce, anche il fatto di questi motori che stavano collaudando di nascosto già da 2 o 3 anni per poterci sollevare questi apparecchi a una certa altezza senza usare il solito reattore che fa un casino di rumore e consuma tantissimo carburante. Invece con questi qui è silenzioso, non si consuma carburante ma solo questa specie di antimateria. Ora andiamo a vedere se si trova qualcosa anche su questo argomento, va bene? Ti si blocca la connessione, Silvia, porca miseria. Ma sei lontano dal modem? Sarà la linea wifi, pensi che è un po' scarsa? Quante tacchette c'hai nel telefono? Ciao Irina, le tacchette della wifi, quante ce n'hai? Parecchie? Eh certo, andrebbe sì guardato il cielo, Alfonso. Vediamo se trovo qualcosa su quello che vi dicevo prima. Eccoli qua. Allora, qui magari non se ne parla nel campo moderno dei nuovi velivoli sperimentali. Ciao Fra! Anche Manuela è arrivata. Ciao Manuela.
Vabbè, ora questo qui è un articolo che mi è venuto fuori così, Scoperte. ma non è questo che volevo, eh. Vediamo se è questo che parla di quella cosa. È Rosa, sei rientrata? Allora, qui dice innovazione, antigravità, sempre più vicini alla levitazione high-tech. Questo è il motore di cui vi parlavo prima, che stanno sviluppando di nascosto per ora, che serve a far lievitare, quindi a far volare degli oggetti senza usare i motori a reazione e neanche le eliche e neanche altri sistemi. Si usa solamente questi motori antigravitazionali che vanno semplicemente con qualcosa che assomiglia all'antimateria. Ah, scusa Emanuela, ma io sai, ho sempre paura di non salutare qualcuno, dopo ci rimango male se salto qualcheduno, eh. Un abbraccio a tutti, siete in 12, come gli apostoli. Si potrebbe fare l'ultima cena? Quanti erano all'ultima cena? Ecco qua, vedete, qui c'è un piccolo disegno, lo schema del trattore acustico antigravitazionale a frequenza intermedia, che è uno dei prototipi che hanno fatto qualche anno fa. Però ora siamo a dei livelli un pochino più alti. Questo è magnetico, motore antigravitazionale magnetico. Vabbè, qui non ce lo spiegano più di tanto. Anche perché questa materia dell'antigravità e dei motori ad antigravità per ora è top secret, quindi praticamente c'è un tabù segreto perché non fa parte ancora della scienza ufficiale, ma di quella di sperimentazione militare. Erano 13 all'ultima cena. 12 apostoli più lui. Ma pensate, non portava male il 13? No, 13 porta fortuna, dai. Sicuramente. Allora. Vediamo quest'altro sistema a roteanza antigravitazionale, ma tanto quello che cercavo io non lo troveremo perché è troppo top secret, capito? E non ce la faremo. Però almeno un disegno. Se lo trovo ve lo faccio vedere. Sì, li conosco quegli aerei lì, l'ho controllati. Uno è fatto a triangolo, l'U2 mi sembra. Ma non so a forza gravitazionale, quelli vanno a motori a reazione. Quelli vanno a motori a reazione. Allora, vediamo un po' che c'è qui. Vedete che qualche notizia c'è, tipo questo qui, no? Giacomo, a pranzo 13 porta male. Ecco, questo è uno degli esperimenti che ha fatto la NASA su uno di questi motori. Vediamo se qui ci spiegano com'è. Allora, questo qui funziona a propulsione elettromagnetica, è ancora un po' diverso da quello antigravitazionale. Vedete, il motore è questo, vediamo se ce lo fanno vedere, eccolo qua. Questo è un motore a propulsione elettromagnetica. Che vuol dire elettromagnetica? Che produce talmente tante onde elettromagnetiche che spingono indietro l'apparecchio nell'altro senso. Quindi, spingendo fuori ad altissima velocità tantissime onde elettromagnetiche, ottengo la spinta nel verso opposto, come fa il motore a reazione, però invece che spingere il gasolio che brucia con la fiamma, spingo in là praticamente queste onde elettromagnetiche che mi spingono nel senso inverso dall'altra parte. Questo è un motore a propulsione elettromagnetica. Probabilmente stanno provando anche questo dalle parti dell'area 51. Di solito questi esperimenti le fanno lì, capito? Poi c'è anche la meccanica quantistica che ha fatto dei passi avanti e secondo alcuni i motori nuovi saranno quantistici o quantici, come saranno i nuovi computer. I nuovi computer saranno quantistici. Poi ve lo farò vedere una sera, un computer quantistico, che praticamente rispetto ai nostri computer normali faranno 40 miliardi di calcoli in più al secondo. E è tanta roba per chi ha bisogno di fare grandissimi calcoli. Come un magnete che non incontra un altro magnete.
Ma infatti, avete mai provato a mettere due calamite di senso uguale vicine? Si respingono, ma parecchio, con una gran forza. Se invece la girate e sono di senso contrario, si attraggono, perché il più attrae il meno e il meno attrae il più. Ma il più col più si respingono e il meno col meno anche. Quindi segni uguali si respingono, segni diversi si attraggono. Ecco perché esiste la coppia fra l'uomo e la donna. Segni diversi si attraggono. Se eravamo segni uguali ci respingevamo, forse. Gli extraterrestri sono calvi, secondo me, per troppi campi elettromagnetici, anche perché, secondo me, i capelli non serviranno più. Tra parecchi anni vedrete che i capelli non servono più. Aumenteranno i calvi e diventeremo tutti pelati. È un passo in più verso l'evoluzione dell'essere umano che diventerà sempre più simile a quelli che hanno disegnato, che hanno visto gli extraterrestri, insomma. L'antimateria la stanno utilizzando, l'hanno creata in qualche maniera, la stanno utilizzando per dei motori, anche quelli sono antigravitazionali. Se trovo l'articolo te lo faccio vedere, aspetta, eh. Tanto ormai si parla di queste cose, di qualcosa bisogna parlare, no? Allora, motore a gravitazione con antimateria. Vediamo se lo trovo. Qualcosa ho trovato. Qui, per esempio, si vede il principio. Questo sì, qui si vede il principio del motore, se riesco a ingrandirlo. Motore ad antimateria, eccolo qua. Qui vedete nella fotografia qual è il principio. L'antimateria fuoriesce da questo ugello qui, sbatte in questa parabola enorme e quindi spinge la parabola nell'altro senso. Però ora qui spiega non più di tanto, eh. Ci vorrebbe qualcuno che ne parla. Ciao Angela, che ne parla un pochino meglio. Vediamo che cosa ne dicono sul testo. Antimateria e antigravità. Vedete, l'antimateria in qualche modo è legata all'antigravità, quindi sfugge la gravità terrestre e permette agli oggetti di volare senza avere grossi problemi di carburante e di motore, però ancora stanno sperimentando tutto, ancora non ci siamo. Chi è entrato? Angela l'ho salutata, ciao Angela. Eccola qua, l'antimateria può generare l'antigravità. E quello è vero perché ci hanno già fatto esperimenti e si sa che funziona. L'unica cosa è che era molto difficile fino a poco tempo fa, ora c'è un calo di internet, vediamo se ritorna. Stavolta c'è stato un blocco, eh. Vediamo se ritorna. Forse sì, forse sì. Allora, ciao Spa. Ben entrata, vi facevo vedere qualche cosa sull'antimateria e su motori a antigravitazione, che però ancora si trova poco perché sono un po' top secret, ci stanno lavorando e quindi non ci sarà una grossa fortuna in questa ricerca. Non ci sarà una grande fortuna. Sulle immagini qualcosa avevo trovato, qualche esempio, qualcosa che parlava di motori ad antimateria, che praticamente dovrebbero spingere indietro, vediamo se me lo fa vedere in questa fotografia qui, perché anche queste foto le fanno piccine, ragazzi, non è che si riesce a vederci più di tanto, eh. Eccolo qua, questo disegno qui è un motore con un propulsore che è in fondo a questo tubo ad antimateria e spinge questo elemento nel senso contrario. Quindi lontano dalla Terra, eccolo un altro, vedete? Qui si capisce pressa poco come funziona, però c'è tanta fisica dietro, eh. Questo è uno scudo antimateria e questo è un piccolo propulsore in scala di quelli che dovrebbero funzionare ad antimateria e sfuggono alla gravità terrestre, come fanno a vedere in questi disegni qui, insomma. Va bene, dai, si è parlato un pochino dei motori.
perché Alfonso mi aveva accennato di una discussione sugli UFO. Ora mi rimetto al centro perché sono piccolino e spostato da una parte. E chi là. Buonasera a tutti ragazzi, ho fatto vedere qualche pagina. Come vedete ha cambiato ancora la grafica perché ho messo qui sopra il canale YouTube perché me lo chiedono tanti. Ma dove sono tutti i vostri video di quando avete fatto le indagini paranormali in questi anni? Sono in questo indirizzo qui sopra la mia testa. Ci sono 300 video di indagini paranormali e varie che abbiamo fatto io e i componenti del gruppo GRP in questi 2 anni e mezzo, 3 circa dalla nascita. È entrata Rosa, ciao Rosa, buonasera. Aspetta che sposto al centro le scritte, che ora lo posso fare se devo vuole. Quindi vedo un pochino meglio tutti. Sì, dicevo, ho cambiato la grafica, ci ho messo anche il mio nome in rosso perché parecchi mi dicono: ma dove ti trovo se ti vado a cercare negli altri posti? Mi trovi con nome e cognome, Stefano Romagnoli, Jones. Se invece cerchi il gruppo, l'ho scritto anche lui su GRP, gruppo ricercatori del paranormale. Quindi in questa pagina ci sto mettendo quello che serve, di modo che quando qualcuno entra nella live e vuole approfondire di che cosa parlo, che cosa fo e di quale gruppo fo parte, qui dentro c'è un po' tutto per rifarsi gli occhi, specialmente nei video che ci sono dentro YouTube. Allora, ieri sera ho lasciato accesa la live con l'intenzione di ritornare abbastanza presto, poi invece sono tornato che erano le 11:30 e quindi non ho fatto un tempo nemmeno a fare un pochettino di live, anzi l'ho spenta da casa. Perché tutti questi computer io li comando anche da casa mia tramite un sistema a distanza e quindi posso intervenire in tutti gli apparecchi dagli altri apparecchi anche se sono lontano. Quindi si fa una specie di teleassistenza, come quando metto a posto un computer a qualcuno da casa mia senza andarci di persona, gli faccio la teleassistenza, gli sistemo ogni cosa da casa tranquillamente seduto, senza spostarmi di centinaia di chilometri. E si fa lo stesso lavoro e viene bene se il computer funziona, se è fermo del tutto, no. Comunque la pulizia, la sistemazione, la cancellazione dei virus e l'ottimizzazione del PC si fa, scusate, anche in via telematica, quindi a distanza, e lo fa da parecchi anni. Insomma, quando sono tornato era tardi. C'era un fermento nella ricerca di Stefano. Scusate, ma sta tosse non mi ha ancora abbandonato. Comunque, vi avevo lasciato un Vox acceso, il Ghost Tube Voice, e probabilmente se gli avete fatto qualche domanda non rimpiazzava me, però se c'era qualche presenza qui nella stanza, probabilmente va risposto tramite quel Vox che avevo lasciato acceso. Ora, quando mi riguardo quella live di ieri sera, che io non c'ero ma ho registrato tutti voi, voglio vedere se qualcheduno ha fatto domanda al Vox e se lui ha risposto. Anche con Anidex. Anche con Anidex. Anidex è molto veloce, molto semplice e poi è gratuito. Io uso TeamViewer, che è un pochino più professionale, ma lo uso da quando l'hanno fatto, da 35-40 anni fa è uscito TeamViewer, ci metteva a posto i server della IBM a Firenze, le metteva a posto da un altro paese. Il TeamViewer permette, oltre che a sistemare il computer, di averlo proprio effettivamente in modalità virtuale, quindi puoi intervenire nei drive, ci puoi copiare dentro dei file dal mio al tuo, ci puoi scaricare, installare l'applicazione e riavviarlo. Insomma, mi sembra che sia quello un pochino più completo. L'unica cosa è che a pagamento, il TeamViewer si paga. Però, pagando un tanto all'anno, uno ci può gestire una trentina, 40 computer, che poi sono i soliti, no? I clienti che ti chiamano e che gli devi sistemare il computer ogni tanto. I rumori, ma c'erano anche dei rumori ieri sera a Ciospa? Porca miseria, allora si vede che quando sono andato via io, avendo lasciato lì il Vox, si sono divertiti. Ho
o perlomeno vanno preso un po' in giro o hanno chiacchierato con voi, perché qui tre o quattro ce n'è di sicuro, eh. Che poi nei palazzi qui intorno sapeste quante persone ci sono morte. Questo è un borgo medievale, figuriamoci un po'. Ciao Nico, che fai di bello? Buonasera, dai, si è parlato un pochettino a inizio di questa live dei motori antigravitazionali, i motori del futuro che vanno ad energia antigravitazionale e la fanno con l'antimateria. Non so come, però ci sono esperimenti un pochino ancora nascosti su questi nuovi motori che spingeranno nello spazio le nuove navicelle senza bisogno del gas, del carburante, del motore a reazione e di roba costosa e pesante che non servirà più a niente. Ora mi bevo un goccino d'acqua, aspettate che spengo un attimo la fotocamera al volo, vediamo se riesco a interagire. Perché mi è venuta sete e poi ho ancora qualche coppettino di tosse. Queste bottiglie dell'acqua minerale una volta erano rigide, stavano in piedi, ora sono morbide, mosce, quando le prendi in mano si addoppiano tutte. Voce del verbo addoppiare. Non so se ci avete fatto caso, che le fanno con una plastica talmente sottile e leggera che praticamente quando le agguantate si sdivergolano per tutti quanti i versi. Allora, Ciospa l'ha salutata, poi Emanuela. Io quell'altro li ho salutati tutti, siamo un 15, quindi si può anche iniziare a mangiare. Si fa una bella pappata, anzi un pasteggio, perché bisogna pasteggiare. Se eravamo un 13, sì, si faceva come hanno fatto all'ultima cena, no? Allora, compare e scompare come se, come le presenze. Ma chi? Manuela? Ah, io? Ma io perché quando scompaio, chi è? Quando scompaio è perché bevo un goccino d'acqua e mi vergogno a bere come si dice, a bottiglia senza bicchiere, capito come? Modalità giù pe campi a contadino, insomma. Come ve lo spiego? Allora spengo la telecamera, bevo, poi la riaccendo. E comunque sparisco a canna, bravo. E sparisco come fanno le presenze. Io potrei diventare anche un pochino trasparente se volessi, però non so fra tutta qua, questa attrezzatura che ho qui dentro se esiste qualcosa per la trasparenza. Vedo che tanti comandi ce ne so parecchi. Luminosità della telecamera, il contrasto, la gamma, l'opacità. Forse è l'opacità, eh. Ecco, io dovrei essere un pochino più trasparente, così vediamo un po'. Mi guardo nel telefono. Porca miseria, così so modalità fantasma. So una presenza, così a questa maniera. Un po' troppo. Vediamo così. Sono diventato una presenza, ragazzi. Mi vedete sempre così, perché sono un po' trasparente. Aspetta, eh. Vediamo se trovo una modalità, una via di mezzo. Vabbè, sono trasparente, eccomi qua. Le presenze sono così, eh? No, si vedono di meno, ragazzi. Ci vuole una telecamera di quelle con i fiocchi per vedere una presenza in queste condizioni, come vedete me. Si vedono molto, molto, molto di meno. Capito? E ci vuole proprio una super telecamera. Aspettate che ritorno visibile perché così mi sembra un po' davvero un fantasmino acerbo, non troppo maturo. Allora, aspettate che era questo comando qui, non era la fluidità, ma era l'opacità. Zacchete. Eh sì, con questi strumenti oggi si fanno parecchie cose, dai, sono contento. Con gli infrarossi sì, si vede meglio la roba trasparente, ma addirittura con gli ultravioletti, io non lo sapevo, no? Ma da quando c'ho la telecamera che vede anche gli ultravioletti, ho visto che l'ultravioletto, siccome è un po' basso di frequenza,
No, è alto, scusate, l'infrarosso è basso, sotto al rosso, infra. Ultravioletto è sopra giola. Allora, l'ultravioletto, essendo più alto di frequenza, illumina meglio le frequenze che hanno le presenze e i fantasmi, perché sono di frequenza alta. Quindi una presenza di energia alta frequenza, frequenza vuol dire l'oscillazione, si illumina meglio con una frequenza alta che con una bassa. Quindi ho visto che con l'ultravioletto si vede molto, molto meglio ciò che si intravede con l'ultravioletto, con l'infrarosso. Ora mi fate imbrogliare con questi infrarossi e ultravioletti. C'erano sospiri ieri? Porca miseria. Si vede che qui c'era qualche riunione. È andato via il gatto e i topi ballano. Sarà stato Romolo che ha invitato un po' dei suoi amici e hanno fatto un ghost party. No? Il vino fa cantare, l'acqua va alle spalle, ci vuole un buon Brunello di Montalcino. Guarda, io sono vicino a Montalcino, eh. Basta che fa un salto, mi piglio due Brunelli. Poi dopo però non potete pretendere che la sera, dopo bevuto il Brunello di Montalcino, riesco a fare una live, perché parlerei di tutto meno che del paranormale, insomma. Un po' di rumori ci sono anche stasera, però sono quelli normali. Cioè questo ambiente qui, se voi mettete un registratore VP, io ci ho provato la notte, la mattina lo riascoltate, ma si sente dei rumori incredibili. Ma è proprio l'ambiente, è il posto antico, no? Che sapesse del 1200, del 1100, dell'epoca del castello. Quindi probabilmente ci sono rimasti incastrati qui dentro tante presenze, tante energie di vario genere e quindi si sentono anche parecchi rumorozzi. Azzurra. Ce l'ho fatta a partecipare, ma ci è mancato poco perché anche stasera mi stava capitando un impegno, però sono riuscito a bypassarlo e quindi sono qui con voi a farvi compagnia, se no mi toccava veramente andare in un altro posto. E mi toccava lasciarvi la live accesa, magari parlavate con ieri ho lasciato il, come si chiama, il Ghost Ubevox acceso e ci avete giochicchiato un po', probabilmente c'era qualche presenza qui nel garage e qualcuno va risposto, dai. Ah, cambiavano le presenze dentro il Vox, quindi c'erano un bel po' e giocavano un po' per uno. Ma pensa, Leo. No, io ci sono abituato, io sento delle voci, ogni tanto mi giro, però non ho la vista agli infrarossi, quindi non mi spavento perché non vedo niente. Magari potrei accendere qualche telecamera, sono due qui, full spectrum, e vedrei anche qualcosina in più. Però, mentre fa la live, non è che mi posso mettere a indagare su questo posto, ci ho fatto talmente tante indagini qui dentro per collaudare gli strumenti, più che altro, che ormai so di preciso chi c'è. Tre ne conosco proprio bene di quegli elementi che stanno qui, tre presenze. Gli altri no, perché magari sono di passaggio, sono della casa accanto, del palazzo sopra, di quello laterale. Io sono nel mezzo, a un borgo medievale, quindi. E poi il castello qui a 200 metri da me. Potrebbero scendere anche dal castello e venire qui da me, visto che sanno che io fa un po' di paranormale. Fanno la sera, andiamo da Stefano, ci si diverte un pochino. Infatti qualcheduno è arrivato, eh. C'è qualcuno qui vicino a me? Boh, sarà un'impressione mia, eh. Però io qualche rumorino l'ho sentito. Da fuori non viene perché non c'è nessuno. C'ho le telecamere accese che mi fanno vedere il fuori. Se riesco ve le fa vedere, sono simpatiche. Vediamo un po' se qui c'ho un. Sì, un iOS, così ve lo fa vedere col telefono. Aspettate un attimo, che questo va fatto così. Vi voglio far vedere i sistemi che ho per la telecamera che guarda verso l'esterno, perché quando sento un rumore,
avendo qui una telecamera piazzata fuori, so se è una persona che passava di qui o se invece non c'è nessuno, vuol dire allora che è qualcun altro che non è fuori del garage ma è dentro. Ora vi fa vedere con questa telecamera portatile. Eccola qua. Vediamo un po' come è messa la telecamera. È messa da dietro. Eccola qua. È un po' sporco il vetro della vostra fotocamera, forse. Accidenti, si è sporco. C'è proprio la colla sopra. Aspettate un attimo che pulisco la videocamera perché fa veramente ribrezzo. Ora un pochino meglio, va. Certo. Allora, guardate un po', io qui ho questo monitor, vedete? Con una videocamera che è questa che guarda all'aperto. Là fuori c'è il borgo medievale, c'è una cannella antica dell'acqua, questa è la via che passa vicino al mio garage, quindi io con quella telecamera qualsiasi personaggio passa qui davanti al mio garage, lo vedo lì dentro e capisco se col rumore che ho sentito è qualcuno che è fuori o qui dentro. Poi ce l'ho un'altra sempre davanti casa, che ora non l'ho accesa perché non mi serviva. Quindi da qui controllo un po' quello che succede intorno e riesco a capire a volte. Quella è la porta da dove entro, vedete? Riesco a capire se è qui dentro, che qui c'è un po' di casino, ci sono le biciclette, c'è di tutto. Il posto più tetro di tutti è questo qua, vedete? Laggiù c'è la grotta, dentro quella porta lì, dentro quella porta che avete visto, c'è la grotta dove sta il rovolo che è rimasto impresso sulla grotta. Ah no, eccolo che si muove. Qui davanti c'è il computer, eccolo qua. Io davanti a me ho questa situazione qui. Eccola qua. Se lo giro che succede? Ah, me lo gira. Ecco, vedete, questa è la postazione con i vari telefoni, ce n'è 4 o 5, per vedere l'anteprima. Io lavoro in questo quadro qui, quando lavoro con voi. Qui accanto ho quel computer che vi ho detto prima, quel PC, con le videocamere, eccolo qua. Qui c'è la stufetta elettrica. Questa mi scalda perché sennò muoio. O vai, che ora rispengo questa telecamera portatile. E così ritorno da voi, eh. Allora, ciao Stefania, mi sembra che sei entrata. Sì, t'ho vista. Ero qui che facevo vedere un po' di cose, un po' di cosine da dentro il telefono di questo ambiente. Lo riduco qui da una parte perché se dovesse servire, almeno ce l'abbiamo, dai. Ha fatto una multa a una gallina che era in divieto di sosta. Ma che volevo dire? Faceva l'uovo oppure semplicemente camminava, andava per la sua strada? Perché mentre fanno l'uovo è vietato fare la multa alle galline. Perché gli si disturba e l'uovo viene male. Viene poco concentrato, poi non lo mangia nessuno. È entrata Emma. Ciao Emma, buonasera. Stavo facendo vedere a tutti gli amici le mie telecamere della sorveglianza, perché da qui dentro riesco a controllare se ci sono passaggi di persone, di macchine o di qualsiasi cosa, insomma, voglia si far rumore. Però a volte si sentono dei rumori che non vengono da fuori. Per quello guardo sempre in là, perché c'è la telecamera, no? Devo riuscire a capire se i rumori che si sentono so di fuori o so qui di dentro. Va bene? Com'è che non c'ho il gas stasera? Mi sono dimenticato di mettercela. Porca miseria. Mi sono dimenticato di mettere Olga. E com'è sto fatto? Fatemi sparire un attimo sto telefonino. È entrata Iana. Ciao Iana, buonasera. Emanuela c'era anche prima, ciao, c'era anche prima, Daniele anche. Ogni tanto do uno sguardo.
per vedere se avessi saltato qualcuno da quelli che sono entrati. Se ho saltato qualcuno, voi siete salutati tutti quanti allo stessa maniera da me. Un abbraccio a tutti, ben entrati. E vabbè, a volte è polvere, Nico, a volte invece non è polvere. Si riconoscono, eh? Io ho fatto una puntata intera sulle orbs, come riconoscere la polvere dall'orbs, perché sono parecchio diverse. Ci ho dedicato una puntata, mi ci sono proprio una sera mi ci sono messo lì, ho trovato tante fotografie, tanti filmati, tante notizie per sfatare questo discorso delle orbs tutte polvere oppure non polvere. Allora, il 50% di solito ci si sbaglia con granelli di polvere, perché illuminati dal flash fanno un riflesso e quindi vanno fuori fuoco e fanno un cerchio. Ma però l'altro 50% delle orbs e sono reali, non c'è niente da fare. Ora io non so se ho sempre la cartella con le orbs, perché se no me ne potevo un pochino parlare. Comunque vanno riconosciute, Nico, c'è parecchia differenza tra un granello di polvere e una orbs. Sia come forma che come luce e anche come contenuto, soprattutto come contenuto. Aspettate un attimo che spengo questo, do un'occhiatina mentre parlo con voi, tanto vi vedo lo stesso ora, se tante volte ci avessi quella cartellina delle orbs che avevo preparato e non mi ricordo in che zona l'ho messa. Però devo aprire un po' di cartelle, ma tanto non mi pesano, che stasera va bene anche la connessione, quindi non penso di riuscire a tribolare. Sento dei rumori anche io stasera, come l'avete sentito voi ieri. Stavolta li sento anche io. Ora vado a cercare. Io mi ero fatto, quando feci la live e parlavo delle orbs, mi ero fatto una cartellina dove praticamente avevo radunato un po' di cose su queste orbs. Però non mi ricordo se poi dopo finita la live ho cancellato tutto oppure se c'ho ancora qualcosa qui. Ora ci do un'occhiatina. Vediamo un po', tante volte avessi tenuto qualcosa di quella roba lì. C'è la rotella del mouse, mi impazzisce quando va verso il basso. È letteralmente impazzita. Aspettate un attimo. Le cartelle stanno qua in fondo. Qui non ci so, può darsi che l'ho messo nella cartella documenti. Daniele ha detto che ha fatto la multa a una gallina, gli ha fatto la contravvenzione. Azzurra, buonasera. Ancora un po' di tosse io ragazzi, mi ha lasciato uno strascico non indifferente, eh? O chissà se quella cartellina con le orbs me la sono tenuta. Secondo me no, perché dopo fatte le live, il materiale che non uso più, di solito li faccio fare un volo. Infatti non la vedo qui. Azzurra è entrata? Poi è rientrata Silvia, ma c'era anche prima Silvia, o sbaglio? Comunque ve lo faccio vedere a desktop, dai, tanto se no si tribola. Aspettate un momentino solo, che metto qui il desktop, che io mi faccio un tantino più piccolo, mi metto qui. Avevo trovato al volo, la volta che ho fatto la puntata, i sospiri, hai sentito? Porca miseria. La volta che ho fatto la puntata sulle orbs, avevo trovato al volo alcune fotografie interessanti. Qui per esempio ci sono le tante forme delle orbs. Vediamo dove me le fa vedere, se me le ingrandisce o no. Devo riuscire anche a spostare. Porca miseria. Questo qui. Un pochino più qua, se ci riesco, eccola là. Vedete, qui ci sono sulla destra dove sto andando col mouse alcune forme di alcune orbs.
addirittura tante hanno dentro i cerchi concentrici, l'unità centrale, cioè il nucleo centrale, o un pallino, tante hanno, che gira, e poi tutti i cerchi negativi all'esterno. Ora vi trovo un granello di polvere, perché l'altra volta feci proprio. Ecco, questa è una orbs che si vede bene. Vedete quanto è bella questa qua? Un granello di polvere volevo farvelo vedere perché è talmente diverso dalla Orbs. Comunque, quando è illuminato forte, gli assomiglia parecchio, solo l'occhio esperto riesce a riconoscere una Orbs e un granello di polvere. Granello di polvere, eccolo qua, questo è il granello di polvere, lo vedrete qui sulla destra appena arriva. Se ha voglia di arrivare sulla destra, perché vedo che è parecchio duro. Eccolo qua. Allora, questo accanto alla chat line è un granello di polvere. Granelli di polvere a forma sferica non esistono. Sono tutti quanti fatti come gli pare, di solito non hanno forma e quindi anche se dovessero riflettere la luce, la riflettono non in modalità sferica, ma in modalità così. Distorta, via, non è una cosa lineare, granello di polvere. Ce n'era uno grandito l'altra volta che l'ho trovato per la presentazione, che era veramente bello e faceva capire come è fatto realmente da vicino il granello di polvere. Perché non mi è più scorsa questa? Vai su WhatsApp, che mi ha mandato di bello? Ci vuole? Aspetta, dai, che smettiamo di parlare del granello di polvere. Tanto vai su WhatsApp, che mi ha mandato di bello? Ci vuole? Aspetta, dai, che smettiamo di parlare del granello di polvere. Tanto l'avete capito. Poi l'ho fatto vedere tante volte la differenza tra la polvere e le orbs, che ormai l'avrete imparata a memoria. Aspettate che spengo questa roba qui. Perché sennò mi si rallenta poi alla fine. Eccolo qua. Ora mi rimetto un attimo qui e vado a vedere sul WhatsApp quello che mi ha mandato. Oh, ora mi riscorre bene anche la linea delle chat. Guardate, quando apro troppe finestre mi si blocca il mondo. Vai su WhatsApp con la lingua di fuori, me l'hai detto. Porca miseria, mi ha mandato qualcosa di macabro. È andata a caccia Daniele oggi, vediamo che ha cacciato, se me l'ha mandato su WhatsApp o no. Apriamo WhatsApp, tanto voi non lo vedete, perché l'ho messo coperto, se no vedete tutto, no? Eccolo qua, sposto questa di qua. Vediamo che ha cacciato Daniele, ragazzi. Vediamo che cosa ha cacciato Daniele. Senti le galline? Porca miseria, ma qui dentro da me? Forse è entrato Carmine. Vediamo Daniele quale tipo di gallina mi ha mandato stasera. Ma veramente hai fatto la multa alla gallina? Ma ti è capitato mai di farla la tua di macchine? Che poi ti accorgi, porca miseria, era la mia, oh! Ti è mai successo, Daniele? Pensi che siano davvero galline qui da me? Boh, può darsi. Solo che qui pollai ci so, sono nel centro storico. Vediamo se si apre WhatsApp. Io dovrei calare un pochino la potenza che succhia questo programma, perché sennò non mi permette. Ecco che è arrivato il WhatsApp. Mamma mia, quanti messaggi. Allora, cominciamo da qui. Qui c'è Francesco che saluta tutti quelli del gruppo GRP e sto contento. Poi c'è Family, che è il gruppo della famiglia mia, che vanno a letto, li saluto. Buonanotte a tutti. Eccoli là. E poi vado a vedere subito dopo Daniele.
che mi ha mandato qualche cosa. Eccola la gallina che gli ha fatto la multa, l'ho vista. Bella gallinella. Quanto gli ha fatto? Vediamo se riesco a farvela vedere. Siccome si aggirava in maniera molto ambigua intorno all'automobile, è arrivato Daniele e ha fatto la contravvenzione a questa gallina, che ora ve la farò vedere. Abbassiamo qui, pigliamo un comando visualizza immagine. Buonasera a tutti quelli che sono entrati e che non l'ho visti. Attila l'avevo visto. Rosa, buonasera. Ma senti bisbigliare? Ora mi impaurisci che ci sia qualche presenza stasera qui. Oddio, non sarebbe una cosa nuova perché. Guardate un po'. Eccola qua. Quindi. Che è? C'è qualcuno lì? Allora, questa è la gallina che è stata multata da Daniele perché si era avvicinata troppo a un'automobile nuova. C'era pericolo che la rigasse col becco e quindi lui gli ha fatto la multa. Senti voce in sottofondo. Vediamo se c'è qualche presenza, però devo prendere un M3 o un K2 a questo punto, per essere sicuro che non ci fosse nessuno. Ragazzi, non si sente? Aspetta un attimo. No, no, si sente anche bene. E non ci sono manco rumori strani, mi sembra. C'è un campanello che suona, la quarta volta cos'è? Certo, voi sentite più di me però, eh. Con questo microfono super spaziale sentite tanto, ragazzi. Io mica sento così, eh. Con le cuffie è bestiale. Bellissimo così. Però sapete che mi danno un po' fastidio a tenere sempre le cuffie così. Allora, alla fine le tolgo, sempre se non danno noia alla visuale, perché alla fine si vedono qui e mi fanno arrabbiare queste cuffiette. Allora, avevo trovato un modo che non si vedevano prima. Va bene, non mi sentivi più? Boh, io ho provato il K2 vocale, ce l'ho lì vicino, è un M3, ormai non è più un K2. Ci ho messo dentro il cicalino che quando arriva il segnale senti anche il rumore del campo elettromagnetico che si è avvicinato. Se è gre gre gre, oppure se è gra gra gra, oppure se è quindi senti il suono del campo magnetico che si è avvicinato. La frequenza, ma è bellino, eh? Aspetta che te lo faccio vedere. Eccolo qua, vedi com'è? Non è più un K2, speriamo che metti nello schermo. Sì, così sì, ma è un M3, vedi? Modifica, è cambiata la scatola. Dentro ci ha montato un K2, più è stata messa l'antenna, questa qui, per ricevere un po' più le frequenze alte. I LED fino a qua su in cima, sono parecchi di più. Interruttore audio per sentire proprio il suono del campo elettromagnetico. E l'interruttore per accenderlo, che è questo qui, ecco, vedete, è partito, le lucine si sono accese fino in cima. Quando si avvicina qualche campo elettromagnetico, ora io ve lo emulo col computer, si sente anche il rumore che fa il campo magnetico. Si riconosce molto bene dal suono e dalle luci che questo è un campo elettromagnetico
artificiale e non è una presenza. La presenza fa in un'altra maniera. Ora, se ne venisse una qui, ve lo farei vedere. Speriamo che passi qualcheduno. Comunque, questo è un vecchio K2 modificato e diventa questo M3, l'ho chiamato così. Sì, è una modifica del K2, non è che l'ho costruito, ho proprio preso dei pezzi e con quelli ci ho fatto un'altra cosa. Comunque questo è simpatico, perché vi garantisco che dal rumore che sentite si capisce al volo che cosa si è avvicinato. Se è un frigorifero, se è un interruttore della luce, se è un telefonino. Telefonini fanno gren 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 perché cercano il ponte. Oppure se sentite un wham e poi riscende, è una presenza che ha dato un segno della sua vicinanza e quindi probabilmente è un sì, perché il no sarebbe tutte le luci spente e il sì tutte le luci accese. Quindi se si avvicina qualcheduno poi vi farò vedere come funziona. Lo tengo in mano perché tante volte capitasse un Romolo o qualcun altro che si avvicina, vi faccio vedere in tempo reale il funzionamento del K2, che poi in questo caso è diventato M3, ma il funzionamento è uguale, identico, è un pochino maggiorato nel senso che c'è l'audio. Ma lo sai che le galline sono anche pericolose perché di solito beccano, ma beccano forte, fanno anche male. Ma pensate. Vabbè, comunque se si avvicina qualcuno, vi faccio vedere quanto è diverso il funzionamento e quanto è diverso il suono da un normale campo elettromagnetico ambientale a invece uno che viene vicino e te lo fa salire, che allora è tutta un'altra storia, insomma. Ora sono in mezzo a sti due angeli, speriamo che portino bene. Non c'ho Olga stasera, mi sono dimenticato di metterla in live con me qui sulla scena. Probabilmente l'andrò a cercare ora da qualche parte. È entrato Valerio, mi sembra. Valerio si parlava del K2, dell'M3, di questi famosi rilevatori di campi di anomalie elettromagnetiche, perché io così le chiamo. Io le chiamo le anomalie elettromagnetiche. Perché non sono normali, sono anomale. Una onda elettromagnetica classica è stabile. Invece quella che arriva e poi scappa via è un'anomalia elettromagnetica, perché normalmente un oggetto elettronico non fa un verso del genere quando si avvicina a un apparecchio di questi. L'altro che parla con le luci e che va dal rosso al verde. Ma non lo so se parli come si chiama, del termoscanner oppure del radar. C'ho anche un radar qui che l'ho fatto io, un radar ghost radar l'ho chiamato. Percepisce l'energia che passa davanti e la segnala, che va dal rosso al verde. Ma comunque anche queste vanno dal verde al rosso, al contrario. C'ho un goccino di raffreddore e ancora il mal di gola del tutto non mi vuol passare. Ah, l'ha presa con retino la gallina, eh? Porca miseria che impresa. Emanuela, che hai scritto? Stefano, ci parli delle presenze che conosci bene lì da te. Allora, le presenze che conosco bene qui da me. Nel canale YouTube che è scritto qui sopra ci sono tutte visualizzate. C'è un video che ho catturato durante la notte con una telecamera termica Fabiana che viene qui verso il computer, poi se ne arriva via e torna laggiù nella caverna. Poi ci sono tre o quattro video di Romolo. Romolo è un ragazzino di una quindicina d'anni che è morto dentro la grotta che è qui sotto a me e quindi praticamente è rimasto lì, forse per capire il perché, non è voluto passare oltre. E poi c'è un altro personaggio, Alessandro si chiama, che è morto in una casa qui vicino
ma siccome la casa è stata ristrutturata e è troppo moderna, gli piace di più stare nella grotta insieme agli altri. Probabilmente è un inquilino che è arrivato dopo. E comunque Alessandro si è fatto vedere solo 2 volte. Una volta ci si è parlato e una volta si è intravista la forma. Invece Romolo e Fabiana ci abbiamo, non dico la fotografia, ma ci abbiamo l'immagine, non c'è male, di tutte e due, quindi sappiamo per sicuro che sono qui. Allora, le prime 2 indagini paranormali le abbiamo fatte, una in casa mia, qui sopra, e una in questo garage, io e Massimo Ferro. In questo garage ci ha risposto la prima volta Romolo, che tramite sempre il K2 ci ha risposto a un centinaio di domande. Quindi era parecchio consenziente, era bravo, sapeva far funzionare lo strumento e aveva capito al volo che non ci aveva bisogno di un contatto per scoprire nuove cose su questo campo del paranormale. Ci ha dato sempre grosse mani, nel senso che ogni strumento che io facevo, andavo giù nella grotta, aspettavo che Romolo me lo collaudasse, quindi quando si avvicinava succedeva qualcosa, perché se no dove vai a provare uno strumento fatto qui in laboratorio, un prototipo? Un apparecchio in una stanza dove rispondeva con le lucette che oscillavano e lo facevano cadere a terra. Non lo conosco perché vengono fuori ogni mese nuovi strumenti, che poi sono sempre quelli, devono percepire i campi elettromagnetici anomali e basta, perché non percepiscono nient'altro, perché le presenze sono fatte di un campo elettromagnetico e di energia fotocinetica. L'energia fotocinetica è quell'energia capace di trattenere i fotoni, quelli che fanno parte della luce, per poi visualizzarli in una certa maniera, quindi una specie di ologramma, tramite i fotoni visualizzare qualcosa, anche trasparente, però fra l'energia elettromagnetica e quella fotocinetica la presenza riesce a farsi intravedere, sempre se uno ha degli strumenti, perché a occhio nudo si vedono male parecchio, eh. È successo che persone li hanno visti a occhio nudo con la coda dell'occhio, perché è più sensibile ai raggi infrarossi e quindi noi con la coda dell'occhio si vedono meglio dei passaggi di roba molto rarefatta, molto trasparente, diciamo così. Allora, le voci in chiaro no, le ho sempre sentite tramite il VOX. Una volta sola abbiamo registrato in un VP, perché nelle VP riescono a parlarci dentro le presenze, ma te non le senti, le risenti quando lo riascolti. Abbiamo registrato la voce di un frate che parlava in latino in un monastero antico del 1200. Quindi lì dentro abbiamo incontrato questo frate e con l'EVP che avevo in mano, registratore digitale audio, è riuscito a infilarci dentro la voce. Quando siamo tornati a casa mi sono accorto che in quella registrazione 2 volte ha parlato lui in latino. Quelle sono le uniche volte che ho preso delle voci veramente reali di una presenza, perché se no non sono mai voci, sono rumori, sono accensioni dell'EVP, sono accensioni del VoIP oppure del Ghost Voice o di altre cose, perché la voce reale loro non hanno corde vocali e quindi per emularla devono vibrare una loro voce dentro una registrazione digitale. L'unico modo di incidere in un campo digitale la loro voce è creare un'oscillazione a suon di voce, come fanno le corde della chitarra, no? E parlare dentro questo suono digitale, dentro questo registratore digitale. Probabilmente, se uno avesse dietro una chitarra, probabilmente la presenza sa far vibrare le corde e quindi vi parlerebbe con la chitarra. È una cosa particolare, ma sono sicuro che riescano a farlo. Allora, diceva, il bambino è nascosto in fondo al pozzo da tanti anni. Perché il bambino è in fondo al pozzo da tanti anni? Perché nel primo video che abbiamo fatto si intravede, nel pozzo di quel podere abbandonato, di quell'ex monastero, si intravede una mano di un bambino che esce dal tombino di un pozzo. Perché probabilmente, secondo quello che sono riuscito a ricostruire, è stato buttato nel pozzo per nasconderlo. È morto lì dentro e quindi
Noi, quando abbiamo fatto l'indagine, abbiamo percepito questa presenza di sto bimbo. Infatti c'è un video su YouTube che si chiama Il bambino nel pozzo, dove si intravede la manina di questo bimbo. E quindi che ci diceva il frate con la voce in latino? Che il bambino era nascosto nel pozzo da tanto tempo. E infatti c'era veramente, però era una presenza di un bambino di 300 o 400 anni prima. Ok? K2 voce? Ma che ti devo dire? La voce c'entra poco con queste cose qui, eh? Il bambino nel pozzo. La voce c'entra poco. Romolo, sei qui con me stasera? Ne dubito che si avvicina. A volte è pauroso. Se no vi faccio vedere come funzionava sto M3. Romolo, ci sei qui con me stasera? Qui non si muove niente. Romoletto? Si è mosso un goccino qualcosa. Romolo, siete? Ecco, avete visto questo movimento, questa salita? Non è continua, vedete che ha già smesso? E era un suono particolare, non era il solito grrrr, ma era un cracracracracracracra, una cosa del genere, non ho capito che diceva, però nel suono a volte si riesce a capire la vibrazione che emette. Romolo, siete? Ecco, vedete, questo qui probabilmente è un sì. Me lo ridai il sì? Ecco, questo è un sì. Ora avete visto com'è un sì dal vivo. Non è qualcosa che si è acceso qui nella stanza, che è rimasto acceso 10 minuti e poi si è spento. Non è il computer, non è niente, perché l'ho filtrato l'apparecchio, quindi il computer non gli dà fastidio. È qualcuno che si è avvicinato. Se sto lontano dal computer, il segnale è ancora più ottimo. Senti, Romolo, mi fai rivedere un'altra salita delle lucine? Ti dispiace? Ecco, vedete, questa qui. Questo era un sì. Io questi li chiamo i sì, perché quando faccio le domande alle presenze, gli dico, se è un sì, fai salire le lucine, se è un no, niente. Romolo, vuoi stare qui con noi stasera? C'hai da fa'? Ci stai un pochetto con noi? Ecco, questo è un no. Allora ti saluto, devi ritornare nella caverna? Questo mi sembrava un sì. Va bene, dai, tranquillo. Comunque, quando puoi, vieni da me che si fa gli esperimenti e si collauda questi apparecchi qui. Ci sei sempre, Romolo? Sei qui con me? Romolo, sei già andato? Sì, denti che fretta. Vabbè, comunque ho fatto un tempo a farvi vedere come funziona quando c'è qualcheduno e come funziona quando invece c'è un computer, un telefono, qualcosa che gli dà fastidio. Sono due cose completamente diverse, si riconoscono molto facilmente. Spengo questo M3, tanto Romolo se n'è andato. Ci sta sempre poco qui, eh. Ci sta sempre poco perché, non lo so, è un ragazzino, è sempre di corsa, a fretta. Non sta fermo da nessuna parte, non è come un personaggio adulto che sta lì fermo, gli fai 200 domande, poi quando si scaricano se ne vanno via tutti. Comunque lui è sempre così, di corsa e veloce. Olga dov'è? Aspetta che ti porto Olga, perché veramente stasera di Olga me l'ero dimenticato. C'è sempre Romolo in giro, però sento certi rumori terribili. Ciao Daniela! Eri rientrata anche prima? Ecco, ho visto passare Anna Express Urbex. Vai a visitare le stanze abbandonate ora. E Anna? Bello il nome Urbex in fondo, dai, lo sai che cosa sono gli Urbex? Sì, buonasera Anna.
Viene sì, Benedetto, sì. Praticamente è passato ieri il nostro sacerdote a fare le benedizioni e quando non mi ha trovato a casa, praticamente è venuto a vedere se era un garage e io gli ho fatto fare la solita benedizione come tutti gli anni, perché ce n'è bisogno, perché io qui dentro voglio presenze benefiche, quelle balorde non ce le voglio. Sono pieno di portafortuna, di scaccia energie negative. C'ho tutto, tengo qui il famoso cerchio, questo qua, questo lo tiene lontano tutti. Questo senza luce non si vede mai. Ecco la luce. Questo cerchio qui, questo ce la fa, che poi è anche lì nello schermo, vedete? Sono tutti portafortuna, amuleti, tutti scaccia negatività che io tengo qui con me, come questo qui. Anche questo è un altro scaccia negatività che a Daniele gli garba, e ora io gliela metterò nel video, che così la possa vedere. Che è Olga, la bambolina magica. Magica perché è fatata, perché è piena di energie positive, è proprio piena fino alle ossa. Ciao Spa, dici tutto. Ah no, parlavi con lui. Allora, vediamo se trovo una certa Olga. Perché fotocamera? Mica è nella fotocamera, Olga. Aspettate che ho sbagliato. Maremma oca. Devo togliere questa che ho sbagliato. Scusate un attimo, eh. Là. E ora mettiamo una fotografia. Eccola qui. Aspettate che mi sposto la tabula delle chat. Non stava con nessuno, Olga, non ti preoccupare. Ora la metto nello schermo perché ho cambiato la grafica e mi ero un pochino dimenticato. Che è? Chi è? Mi ero un pochino dimenticato di Olga. Allora, abbiamo Olga più chiara e più scura. Mettiamo Olga più chiara. Però la fo più piccola, non la posso tenere lì nello schermo. Ecco, va bene così. Di qua che ci mettiamo? Niente, lasciamo Olga lì e basta, vai. Così almeno ci fa compagnia. Non è stata con nessuno, tranquillo. Quando va a dormire la tengo dentro il suo recipiente, perché Olga c'ha una custodia sua. Una specie di bara, ma nemmeno una bara, è un. Te lo voglio far vedere. Ecco, Olga sta qui dentro. Vedi che sta a fare qui, Daniele? Si apre e qui dentro c'è il giaciglio di Olga, perché lei, mo te la fa vedere, eccola qua, sta dentro. Questo cosetto qui, eccola qua, che poi si chiude, vedi, c'è una cerniera, me la porto con me in tasca quando vado a fare le indagini. La tiro fuori da qui dentro, eccola qua, zaccate, e mi dà una mano. Quindi il suo ripostiglio, la sua casa, il suo posto naturale è dentro a questa scatola qui. Quindi Olga sta qui dentro, tutto lì, insomma, via. Ma non t'ha tradito. Angela, che dici? Ecco, questo tondo dove si compra? Che è quello tondo, Angela? Ah, questo qui? Allora, ti dico come si chiama e ti guardo se c'è anche in giro, aspetta, eh. Allora, quello si chiama. Aspetta che te lo dico subito. Si chiama il cerchio o la ruota di Festo. Te lo dico subito. Cerchio di Festo o piatto di Festo. Aspetta che ti ci guardo. Eccolo qua. Allora, si chiama il disco di Festo. Aspetta un attimo, che ti fa vedere intanto com'è fatto. Poi si guarda insieme se si può trovare da qualche parte, perché a me me l'ha regalato un amico mio guaritore.
Uno che fa il guaritore a distanza. Me l'ha regalato. Aspettate un attimo, che metto praticamente un desktop. Eccolo qua. Digli a Olga che la lascio. Ora io mi dovrei mettere un pochino più da una parte e questo qui tirarlo più di sotto, sotto la fotocamera. Eccolo qua. Ora dovrei prendermi un attimino, rimpiccolirmi e spostarmi di qua. Così lì c'è Olga e qui ci sono io. Vi faccio vedere un attimo il disco di Festo, eccolo qua. Ve lo ingrandisco uno di quelli che si vedono un pochino meglio, tipo questo. Ecco, vedete qui sulla destra, dove ho la manina in questo momento, il disco di Festo con questi geroglifici e questi messaggi che non sono ancora stati decifrati del tutto, ma sembra un amuleto, sembra che ci siano delle parole magiche, e questo c'ha magiche, e questo c'ha, mi sembra, se non mi sbaglio, 8.000-4.000 anni avanti Cristo. Vediamo se si trova in giro, il disco di Festo. Ma il rosario a me mi fa un po' poco, Io quando ho il sigillo e il disco di Festo e poi c'ho anche il rosario a me mi fa un po' poco, Io quando ho il sigillo e il disco di Festo e poi c'ho anche Olga, insomma, sarà a posto. Non è mai venuto niente di negativo, Nelle case abbandonate. Ah, quando vado nelle case abbandonate mi porto dietro sempre o il disco di Festo o il sigillo di Salomone oppure anche Olga, perché fa sempre comodo. Volevo vedere se il disco di Festo si trova da qualche parte. Aspettate un attimo, Aspettate un attimo, Può darsi anche che si trovi. È bloccato, non ho capito cosa è. Dicevo che volevo farvi vedere se si trova il disco di Festo o su Amazon o in altri posti. Per ora non l'ho ancora trovato. Allora, su Amazon non c'è. Su Amazon non c'è. E dove lo possiamo trovare? Su internet. Su un classico internet, no? Allora, vediamo un po' se c'è nel shopping. Eccolo qua. Accidenti! Allora, io ho questo qui. No, il mio ancora non l'ho trovato. Il mio è nero, in terracotta. Comunque sarebbe questo, ve lo porto qui sulla destra un po' ingrandito, eccolo qua. Questo è della grandezza del mio, costa 71 euro in promozione. Il disco di Festo, Minoica, base di marmo. Ah, base di marmo questo però, Vabbè, comunque si trova in commercio, ora più o meno costicchia qualche cosa, 70, 60. 2 euro, però questo è da attaccarsi al collo, Ah, eccolo qua. Questo qui è bellino perché si attacca alla catenella del collo. Io preferisco questo al rosario, poi ognuno crede a quello che gli pare, Io credo nel creatore, ma come lo penso io? Uomini di Cristi. Dove si mette? Questo si mette attaccato alla catenella, quindi te lo porti al collo. Costa poco perché questo costa 2 euro, vedi? E ci vuole però una catenella dove attaccarlo. Capito, Angela? E se no ci so questo qui, che è un portachiavi, questo si tiene in casa, questo è da 22 euro, questo da 41 anche, in bronzo, guarda bello che è, come soprammobile e come amuleto dentro casa, che almeno ti scaccia da qualche cosa.
di pericoloso. Anche questo è bello, però questo costa 169 euro. Acci sua, e è età del bronzo, vedi? Magari quello originale, che sono stati trovati più di uno. Ecco, anche questo è a catenella, 24 euro, 21 euro, scusate. Questo è il disco di festo da attaccarsi al collo. Molto bellino, molto semplice. Probabilmente si trova anche il sigillo di Salomone da attaccarsi al collo. Perché io ce l'ho di carta, me lo sono messo in tasca, che è l'altro amuleto forte. Io il sigillo di Salomone l'ho regalato un giro di carta per attaccarlo nelle pareti dove si pensa che ci siano delle infestazioni, delle presenze negative, perché le tiene lontano. Ecco qua il sigillo di Salomone, assomiglia molto al disco di Festo, però i segni, questi sono più conosciuti, questi sono i segni che tengono lontano il male. Quindi il sigillo di Salomone c'è a catenella, che si può attaccare al collo, oppure semplicemente uno se lo stampa di carta. Ah, Davide l'ha già preso, questo è terribile. Anche questo che all'interno c'ha come si chiama? Il ferro di cavallo. Mi piace da morire questo. Quest'altro invece è in un'altra lingua. Ce n'è uno che è in una lingua particolarissima, vediamo se lo ritrovo. Era qui da ste parti, mi è sfuggito. Comunque ce n'è uno, eccolo qua. Questo è il sigillo di Salomone in un'altra lingua. Vedi? Non so se è un latino, un greco, c'è un po' di arabo, c'è un po' di tutto. Comunque ci sono in due lingue, uno pieno di segni e uno con delle lingue. E questo è forte, per scacciare quelle cose lì. Il sigillo di Salomone. Bello anche l'anello, cioè, guarda. Anello col sigillo. Questo è il classico. Eccolo qua. Questo che vedete al centro dello schermo è il classico sigillo di Salomone. È quello più comune. È quello che andrebbe portato addosso se si vuole che non ci si appiccichi addosso il male o il malocchio o le persone che ti mandano i colpi, gli accidenti o emanano del male che ti rimane appiccicato. Quindi quando attraversi un mercato pieno di persone ti raccatti tutte le cose negative degli altri. Con questo no, ti fa un po' da salvagente. Allora, questo si chiama sigillo di Salomone e quell'altro si chiama disco di Festo. Ti faccio vedere. Quell'altro si chiama disco di Festo. No, Festu. Maremma. Festo. Festo è la località dove è stato trovato. Eccolo qua. Questo è il famoso disco di Festo. Eccolo qui. Questo è un disco di Festo portachiavi, 29 euro. I segni sono quelli lì, sono quelli praticamente dell'originale. Poi vi fa vedere il mio ingrandito come è fatto, ma il mio è di terracotta nera, non penso che... È un po' più grosso, perché quello che ho io si appoggia sul tavolino in qualche maniera. Allora, aspettate che ora ritolgo il desktop, ritorno da voi così vi vedo un pochino più grande. Non t'allargà, ecco mi sono allargato. Quando dicono non t'allargà, eccolo qua. Insomma, vi ho fatto vedere, io qui ce l'ho nella fotografia, vedete? L'ho fotografato, me lo tengo nel desktop qui di questo coso, che è questo qui. Ora io lo ingrandisco per farvelo vedere, eccolo qua. Questo è il mio, quello originale che ho, il discone di Festo. Che credo che sia in terracotta bucchero, tipo roba etrusca, nero. Credo che sia bucchero, terracotta nera. E comunque lo tengo qui. Ecco
un pochino più piccolo, perché almeno mi si vede il castello di Sarteano, che è questo qua, che è qui vicino a me a 200 metri. Bene, che dite di bello allora? Andiamo a Porta Fortuna? Perché Maremma impestata? Io dico Maremma Maiala di solito. Guatemala, Guatemala, Maremma Maiala, così, capito? Allora, aspettate che devo abbassare un po' la zucca, sennò qualcuno che vuole prendere l'indirizzo di YouTube non se lo prende, perché coi capelli, vedete quanto mi allungo, vado a coprire la scritta di YouTube. Nico, di dove sei? L'ha sentito quando eri in Toscana, Maremma Maiala. O che ci sei venuto a fare qui in Toscana? Eri in villeggiatura, in vacanza, a prendere il prosciutto buono, il vino di Brunello di Montalcino, eh? Io non parlo mai toscano, parlo quasi sempre abbastanza italiano, perché boh, non è che poi mi garbi al 100%, via. Ortona a mare, Abruzzo. Ortona a mare è un bel posto, ragazzi. Oh, ma tutti state in bei posti, eh. Mai che è capitato qualcuno che sta a Castiglioncello Livornese nelle spiagge bianche, che non mi garba per niente. State tutti in belli posti. A belli posti, così, no? Insomma, si è parlato di amuleti, di motori a antigravitazione, si è parlato di UFO, di astronavi, di portafortuna, un po' di tutto, insomma, via. Quando dici fo'. Allora, in Toscana si mangia bene, perché noi abbiamo i pici all'agliona, i pici al ragù, i pici alla carne di Cintasenese, i pici all'etrusca e i pici imbriachi. I pici imbriachi è un ragù fatto col capriolo e col manzo, che ci viene messo dentro parecchio vino, quindi diventa un po' rossiccio. Quello è il pici umbriaco. Anche la panzanella c'è qui da noi, eh. E poi c'è la ribollita. La ribollita è un classico della zona qui nostra. E poi ci sono le fiorentine qui da noi le fanno sulla brace al volo, ci sono le brascerie, le fiorentinerie, io le chiamo così. Poi ci sono le pappardelle, ci sono le lasagne toscane che fate con quello che vi pare, con qualsiasi cosa ci mettono dentro. Oppure le tagliatelle, a quello che volete voi, anche quelle vanno tanto qui da noi in Toscana. Io domenica sono stato a mangiare in uno dei ristoranti più famoso per la quantità di roba che vi portano della sud della Toscana. Sono stato a mangiare a Radicofani, a un posto che si chiama Il Grottino. Vi giuro che lì mangiate 4 volte tanto quanto mangiate in un ristorante normale, e si spende poco. Hanno i piatti di quelli esagerati, che sono il doppio dei piatti normali, ve le riempiono fino al colmo, quindi vi portano 1 chilo di pici, se prendete pici. Se ordinate la carne, arrosto misto, tagliata, quello che è un piattone di sta portata così, pieno, che non ce la fate a finirlo nemmeno se vi aiuta lo Spirito Santo. Però si mangia d'un bene, tutta roba che non ti fa mai male, si digerisce subito, tutti gli oli buoni, sughi fatti come si deve, ci va molto volentieri, ma proprio parecchio volentieri. Non è per i camionisti, è dentro il centro storico e non ci si può andare con la macchina, solo a piedi, quindi il camionista lì non ci arriverà mai. Io ho fatto il camionista 10 anni, quindi lo so, i posti buoni da andare col camion a mangiare, mi fermavo solo nei migliori posti. Ho fatto su e giù per l'Italia per 10 anni, avrò fatto, mi sembra, 15 milioni di chilometri in quel periodo lì.
Ah, Marina di Massa. Non è mica male, eh. Lì, se ci sono certi ristoranti a Marina di Massa, che se vai a mangiare il pesce ti cavano la voglia, eh. Spaghetti allo scoglio, e poi ci sono il pesce quello al cartoccio, dentro la carta stagnola, fanno delle cose terribili anche da lì parti, da quelle parti lì, eh. Ha lavorato a Livorno, io c'ho la suocera che non è a Livorno ma è a Cascina, quindi è più vicina a Pisa. Però conosco bene la zona di mare perché ci siamo andati per anni, ho mangiato nei migliori ristoranti di pesce e quindi anche lì la zona non c'è male, ragazzi. Nel 2018 ha lavorato a Livorno, ma dove? Al porto? No. In che zona eri di Livorno? Lo conosco bene io. Cari mia, mi sa che mi è venuta sete, eh. Ha fatto militare a Pisa, Livorno, Ardenza, Terra, Siena, Rapolano Terme. Rapolano Terme è bellissimo, è vicino a me Rapolano Terme. Ci sono quelle acque sulfure, no? Calde, che se ci entri dentro non esci più. Poi fanno bene alla pelle. È un'acqua particolare, ci sono anche a Terme San Filippo. A Bagni Vignoni, c'è sempre quell'acqua lì che sa di zolfo, che è molto calda, quando entri dentro devi stare un po' attento, però dopo quando sei lì non esci più, perché ti dà quel caldo addosso che è una cosa incredibile. Le terme mi fanno morire a me, ragazzi. Vicino alla Benelli, aspettate che bevo un goccio d'acqua, sparisco come un fantasma. È uscito il 12 a Palermo. Non si vince niente, bello e capito. Santa Cesarea Terme, sì. Ando sta la fotocamera? Oh, eccola qua. Mi sono bevuto tranquillamente una damigiana d'acqua perché avevo sete. Dove fanno le barche? Alla Benelli? Ma alla Benetti, ho capito dove. Sì, ci sono stato qualche volta, Silvia. Ma io lo sai che vo un po' di più a quelle feste paesane come quella che fanno a Celle sul Rigo. Fanno la festa della castagna, no? Poi fanno a un posto chiamato Il Palazzone, fanno la festa dei pisci, praticamente ti mangi i pisci tutta la sera. Oppure se no, dov'è quell'altro posto? A Celle sul Rigo, a Celle sul Rigo fanno la festa del ciaffagnone, che è una specie di ciaccia sottile, una schiacciata, c'è salato e dolce. Poi trovi di tutto in quel periodo lì, trovi le castagne arroste. Oppure alla Badia San Salvatore, quando fanno la festa con fuochi, che accendono queste pire di legna, tantissime, e anche lì ci andiamo a mangiare un po' di tutto. Ci vado spesso perché mi piacciono queste feste paesane nostrane, mezze montagnole, mi piacciono parecchio, parecchio. Serremaggio bevi il vino, eh? Serremaggio. Al giorno in estate, certo, ci sono anche qui le sagre, anche qui da noi. C'è la sagra della pulenta, che sarebbe la polenta. C'è la sagra della salsiccia. Ah, è fallita, eh? Al cantiere navale di Ortona. E sei un tubista. Io invece sono uno sbadigliatore a quest'ora. Allora, stamattina avevo 2 ore libere e ho fatto un po' di live su quel, come si chiama? Liché, che se lo guardate in due telefoni insieme a TikTok si sono veramente copiati l'uno con l'altro.
è uguale la schermata, le scritte che passano, i bottoni, è proprio uguale a TikTok, solo che si chiama Likè e ci sono dentro parecchi milioni di persone, perché pensate che ho fatto un paragone, no? Ho fatto due live, TikTok e Likè. TikTok, 9 persone che mi salutavano, amici che conoscevo, dalla parte di là 130 persone a guardare la live e non mi conoscevano. Quindi prevedo che ci sia molta più visualità su Likè che su TikTok, perché ho fatto il paragone alla pari con due live contemporaneamente. Ah, certo, te Davide sei un pochino più protetto. Io ho un angelo custode, ma non si fa mai vivo. Non riesco a capire chi è, sarà un parente, se mi è stato assegnato d'ufficio. Non lo so. Questo era un altro sbadiglio, se volete le vendo, per chi non gli viene sonno, gli vendo un pochi di questi, ogni due sbadigli dormite un'ora, quindi ve le potrei cedere tranquillamente. Devo andare un attimo lì al telefono, arrivo subito. Aspettate un attimo. Eccoci, ero andato un attimo al telefono perché ci ho trovato dentro un SMS di quelli ai quali devi rispondere abbastanza velocemente. Ho visto passare Riace, non come i bronzi però, eh. Ah, Rebecca non c'era prima, è entrata ora? Buonasera Rebecca, ben vista. Stasera si è chiacchierato un po' di tutto, dai. Non c'era un argomento trainante perché era una live a tema libero, però si è chiacchierato veramente un po' di tutto. Ho fatto vedere anche un pochettino come funziona un M3, un K2. Se Dio vuole, qui ogni tanto passa qualcheduno, quindi ho messo in evidenza la differenza tra un campo elettromagnetico di uno strumento tipo del computer e che si riconosce molto bene, con quello invece di una presenza che sale quando ti dà una conferma e poi se ne arriva, insomma. È arrivata Rebecca, Davide gli ha mandato tre rose dell'Oregon rosse. Non so se sono dell'Oregon o della California. No, sono del Wisconsin. Wisconsin. Sì, le riconosco. Oh! Io qui dal computer, Rebecca, non so come si mandano le rose, perché non c'ho le faccine con le linguacce, i lupi, lupo mannaro, il gatto, la volpe, però non c'ho le rose. Porca miseria, aggiungi un commento e non ce l'ho le rose. Anche Ziatov.
Domani è la festa delle donne, ragazzi, mi raccomando, le mimose, eh. No un rimorchio, e glielo scaricate davanti casa, basta un ramettino piccino. Ma la festa dell'uomo c'è? O è sempre delle donne? Anche se amo di più fare la festa alle donne, Caglioni, eh. Nel 1218, sa quanti sono morti? Sono limitate le faccette, sì. Ma c'è tanti che non gli piace quella tavola lì, poi scappano se la facciamo. A parte che fra un po' me ne dovrò andare, ragazzi, perché è tardi. Sono dalle 8 che sono qui, dalle 20. A casa tua ce ne sono quattro? Di donne? Porca miseria, ci vuole una carrettata di mimosa. Col calesse te la portano. In casa mia ce n'è una, due, tre, quattro. Quattro anche a casa mia. Quattro perché c'è la mia moglie, la suocera, la figliola e la cognata. Che stanno pressappoco tutti insieme, quindi è tutto un donnicidio. È un mischione di donne, no? Donnicidio non c'entra niente. Parlava di eresie da solo? Ah, quando ho lasciato qui il coso, il Ghost Tube Voice, siete riusciti a farlo chiacchierare poi? Accidenti, allora quando non ci sono io, qui ballano e fanno pigiama party i fantasmini e le presenze, eh? Fanno un ghost party. Ora una sera lo organizzo un ghost party, le faccio venire tutti qui. Metto un annuncio. Diceva di tutto, me lo immagino. Poi non c'ero io, faceva come gli pare, no? Perché a volte ci vuole anche un personaggio che gli strumenti li sappia far funzionare, perché da soli è come lanciare una bicicletta per una discesa, no? Se non c'è nessuno sopra, va uguale, però insomma va a sbattere da qualche parte. Un pilota ci vuole sempre. Diceva robe senza senso, ci credo. Poi l'ho lasciata vicino al computer. Così gli arrivavano le scariche a tutto gas. Ah, non leggeva voi, eh? Ha detto anche suora? Pensate, la suora non era mai venuta qui. La suora non era mai venuta. Che vi devo dire? Io sarei già quasi stanchino, mi sono alzato alle 7, ho fatto tutte le commissioni che mi ha lasciato la moglie che è andata al lavoro. Sono andato anche a prendergli una macchina, glielo porterà sotto casa, così fatica di meno. Poi ho fatto due o tre spese, sempre di commissione, ho preso la frutta, ho preso il pane, sono andato in giro a prendere quello che mancava, ho caricato il pellet, l'ho portato in casa, l'ho messo nella stufa. Poi ho fatto dei lavori per me, nel campo delle mie riparazioni quotidiane. Poi mi sono riposato un goccino, poi sono arrivati quelli dell'Enel a cambiarmi il contatore. Quindi sono stati lì e mi hanno cambiato il contatore, ero senza corrente. Poi oggi ho fatto un bel po' di cose anche oggi. Ho sistemato un pochino anche qui il laboratorio. E stasera sarei abbastanza stanco perché è dalle 8 che sono qui, che vi faccio compagnia, che si fa delle belle chiacchiere e che mi fa piacere avervi tutti quanti qui. Ma
chi è che scarabocchia nel sottofondo, scusa? Mi tocca mettere le cuffie. Che vuol dire ho travagliato? Ah, il travaglio è il lavoro. No, il travaglio è quando una donna partorisce, no? Boh, che ne so. Emanuela, buonanotte, grazie della compagnia, un bacio e un abbraccio. Prima l'abbraccio e poi il bacio, non li confonde perché sennò si intrecciano e diventa un casino. So. Se no tocca chiamare la Maremma confusa che poi te le rigira, capito? Chi è che ha partorito? No, ha fatto il travaglio, cioè dice, no, parlava di travaglio, ma non perché partoriva, eh. Ciao, spavare nanna? Anometa? Non la chiamo un. Non la chiamo una nometa. Che ha detto Rebecca? Ah, vuoi chiamare un'anima 10 minuti? Ci si può provare, eh. Pigliamo una qualsiasi tavoletta. Aspettate un attimo, eh. Che ci vuole, dai, ma 5 minuti però, che poi dopo tanto dovrò andare anche io. Aspetta, eh. Vediamo se metto su. Questo mettiamo su un questo che questo è questo qui, poi ci vuole quest'altro, ormai sta storia la sua memoria, su collegati obischero, andiamo, eccola, aspetta che arriva. Allora ora bisognerebbe mettere. Mettiamo questo qui, va, che è un po' che non si usa. No, non lo voglio comprare, accidente a Sant'Andrea. Se no, mi arrabbio con Sant'Andrea poi, eh. Allora, vediamo un po'. Scorciamolo un pochino, così, di modo che c'entri tutto, no? Non mi ricordo dove scrivere le parole, ma comunque mi sembra che si vedano. Poi ora ci si prova, poi io mi sposto un goccino più qua e vediamo se ci riesce di capirci qualcosa. Allora, intanto questo qui va a voce, quindi non devo scrivere niente sulla tastiera, devo semplicemente chiacchierare a voce. C'è qualcuno qui con noi stasera che vuol fare due chiacchiere con me? Ciospa, Daniele, Rebecca, Nico, Confra. E con tutti gli amici che sono qui, che sono circa 21, c'è qualcuno che ha voglia di fare due parole? Ah, quindi c'è qualcuno, eh? Bella roba. Ma com'è possibile che ho già acchiappato qualcheduno, ragazzi? È cominciato ora. Ma che c'è qui? La riunione, la sera, qui vengono tutti a fare questo. Vai. Siete in parecchi qui? In quanti siete? Siete tanti? No, sembra che non siano tanti, almeno così ha risposto. E che vi posso dire? Fra, qualcuno scrive, avrai, qualcuno c'è perché se no non si muove. Che ci entrano le barche che sono poliestere? Gli chiediamo come si chiama? Chiediamogli il nome, vai. Senti, ce lo dici come ti chiami? No, eh. No, non ci posso credere. No, non ci posso credere, ragazzi. Mario è già venuto 3 volte qui da noi, che poi alla fine disse che era l'angelo Gabriele, che c'aveva tutte quelle paranoie lì. Mi sembra che sia lui. Ciao Mario, buonasera, bentornato.
Sei qui con noi, volevi salutare tutti gli amici, chi vuoi salutare? Ormai ci si conosce, vieni qui spesso, quindi o ti piace questo strumento o ti sei affezionato al nostro gruppo. Vuoi salutare qualcuno? Non dirmi che questo vede i vostri nomi, eh? No, non ci posso credere, eh? Non ci posso credere. Indovinate chi ha salutato? Allora questo li legge i nomi, non è come quello di ieri. Senti Mario, me lo dici quanti anni hai? Io voglio essere sicuro che sei te. Sei Mario. Sei Mario perché anche l'altra volta mi avevi detto che c'avevi questa età qui e non ci si può sbagliare. Che sta dicendo? Ma che sta dicendo? Ma che scrivi? Non ho capito che scrive. Io ho capito che scrive. Però hai fatto un po' di errori, Mario, eh? Sei il ba più simpatica. Io non so con chi ce l'ha ora. Penso che ce l'abbia con Rebecca, perché all'inizio ha salutato lei e a voi no. Penso che ce l'abbia con lei, eh? Senti, ma a me non mi saluti, solo a lei saluti e dici che è simpatica e qui e là. Anzi, che sai come mi chiamo? Meno male. Grazie, grazie del saluto. Vedi, Rebecca ti chiede se gli vuoi dire qualcosa. Che gli vuoi dire a Rebecca? Conosco? Conosco il suo? Magheo. Conosco il suo, Ann? Che vuol dire? Conosco il. Sì, Stefano, conosco il suo angelo. Quindi conoscerebbe l'angelo di Rebecca, il protettore? Senti, ce lo dici come si chiama l'angelo di Rebecca, visto che lo conosci? Come si chiama?
Carlo? Mai sentito nominare io, questo Carlo. Beh, Rebecca, sembra, ora non so se è attendibile sta cosa, che Mario avrebbe detto che hai un angelo custode che si chiama Carlo. Però ora non ti so di più di tanto, non ti fa influenzare più di tanto da queste cose, perché sai, a volte Mario, a volte qualcheduno che vuole prendere in giro. Comunque non ha sbagliato mai troppe parole, quindi gli si può dare parecchio affidamento, solo che non so chi è Carlo. Vedi, non conosce nessun Carlo. Certo, frate, lo saluto. Rebecca non conosce nessun Carlo. Mi risponde niente? Non risponde niente. Ci sei sempre? Mario? No, ci mancherebbe altro, Rebecca. Non ho capito perché ha dato questo nome. Poi ora, ci sei sempre, Mario? Sei qui con me? Morena, che fai? Conosco il suo angelo Carlo. Ma parlavi di Rebecca quando ha detto dell'angelo Carlo o di me? Mario? Oh Morena, niente, si stava provando sta tavoletta che come vedi, aspetta che tiro un pochino più giù le scritte se non si vede. Praticamente avrebbe detto queste cose qui finora. Un po' confusa la storia, perché ha parlato di Rebecca che gli ha detto che è la più simpatica. Poi gli ho detto perché io non ti vado bene, lui ha detto sì Stefano, conosco il suo angelo Carlo. Ma ora non ho capito se parlava di Rebecca o di me a questo punto. Salutalo da parte mia. Ti saluta questo signore che vedi con la scritta Fra 66. Lo vuoi salutare? Mario? Mario? Sei sempre qui fra noi? O sei andato via? Ci sei qui con noi, Mario? No, non c'è più nessuno, sa? Oh oh. È andato via, ragazzi. Ma io qualche Carlo lo conosco, anzi più di uno. Addirittura uno è morto di questi Carli, che era uno zio, penso che sia stato, da parte della mamma. Ma no, non era uno zio, aspetta, era un cugino, scusa. Era un cugino della mamma. Però che sia rimasto a farmi l'angelo custode, boh. Poi qualche altro Carlo è morto qui in paese, un ragazzo abbastanza giovane, ma era anche simpatico. E poi di altri parenti no, non c'ho nessun altro. Perché di solito se uno fa il custode a una persona, potrebbe essere un nonno, un bisnonno o qualcuno che gli voleva parecchio, parecchio, parecchio bene. Può essere che diceva a me, perché non si è capito, vedi, la scritta è ancora lì. Sì, Stefano, conosco il suo angelo custode. Però parlava con me. Conosco il suo, poteva dirlo a Rebecca, ma anche a Morena, ma anche a Fra o a qualcun altro, perché non ha detto conosco l'angelo custode di Rebecca. Allora era diverso il discorso, perché qui la sintassi, vedi com'è messa? Poteva essere di qualcheduno. Che vi devo dire? Aspettate che c'ho un casino qui dentro il WhatsApp, voglio proprio vedere se c'è della roba strana. Aspettate che arrivo, eh.
Ci sei sempre Mario? Qui non si muove più niente, ragazzi. Eh? Non si muove più niente. No. Stavo rispondendo a due o tre messaggi qui su WhatsApp, arrivo subito ragazzi, perché veramente c'è un po' di casino qui dentro e voglio vedere se riesco almeno a questi due qui, fra. Ora provo a farla ripartire, dai, aspetta un attimo solo che arrivo. Niente, questi li ho sistemati. Ora provo a far ripartire la tavoletta. Arrivo subito, un attimino che so da voi. Madonna, c'è un rallentamento stasera pazzesco. Forse c'è troppa gente che sta sminestrando dentro internet. Secondo me, eh. Bene, quasi fatto. Arrivo, do una risposta a questo qui. Senti il sottofondo delle cose? Porca miseria. Ma forse perché c'è l'EVP, che senti più robe di noi. Vediamo un po', facciamo ripartire sta cosa, dai. Dovrebbe essere ripartito. Allora, Mario ci dà sempre? Mario ci dà sempre. A chi ti riferivi con l'angelo che dicevi? Mario, sei sempre qui, ci puoi stare un attimino con noi? Sa che non c'è, ragazzi. No, a me mi sa tanto l'idea che non c'è. Eh? Mario, c'è sempre? C'è qualcheduno? Ma dicevi a me allora, e chi c'ho io l'angelo custode Carlo? Ha risposto, però dicevo a te, perché gli ho chiesto, ma parlami dell'angelo custode di Rebecca. Senti, come fai a conoscere Rebecca? Mi dici qualcosa in più? Possibile che conosci lei e gli altri no? Eh? Ma
Dove sta Rebecca di casa, lo sai? E sento parecchie voci, ragazzi. Lì? Che è Alice? Ma che stai a fa? Che ha finito l'energia? O Mario? Chi è Licci? Chi è che si chiama Licci di voi? Io conoscete qualcuno col soprannome Licci? Mario? Mario? Ma che stai a fare? Secondo me ha finito l'energia, ragazzi. L'ha scritto un duo. Licci Anna. Conoscete sta Licci Anna voi? Ah, Anna? Ragazzi, secondo me non è Mario questo, è qualcheduno che non sa usare la tavoletta e gli viene fuori tutte queste cose qui. Secondo me ha bevuto Francesco, davvero, fra. Non so che dirvi, boh. Il tuo nome vero, Mario, perché non gli dici il suo nome vero a Rebecca? Non lo sai, eh? Non ho capito che è Ricciana. 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 Me lo dici il nome vero di Rebecca, per piacere? Mario, me lo dici? Ma no, non è Anna, eh. Non è Anna. Che stai a scrivere? Antonietta? No, secondo me ha bevuto, eh. Sì, Antonella. So io che ti fa ridere o è questo qui che dice di essere Mario che ora ti chiama Antonella? Non so che dite, guarda. Io Antonella la conosco una, c'era ieri, mi sembra, in live. Che vi devo dire? C'è Mariangela. Mariangela l'avevo già rivista con noi qualche tempo fa. Comunque t'ha chiamata Antonella, non Rebecca, eh? Che te devo dire? Ma Davide La Rocca c'era anche prima, no? Il mio nome di battesimo di Nico, glielo chiedevo. Allora, il vero nome di Nico, lo sai? Domandagli quanti anni ha. Quanti anni hai, Mario? Ora gli fa anche l'altra domanda. Oh, 75 l'aveva detto anche prima, eh.
Il vero nome di Nico? Ora non tirando vinà però, eh. Se no ti tiro un pennarello, eh. E ora tirate a indovinare perché è diminutivo. Nicola. È diminutivo, no? Nicchi, Nicola, Nichi, Nicco. Quanti anni ha? Ha detto 75. Rebecca, perché ci ridi ora? Ha tirato a indovinare, dai. Lo dico io. Insomma, Rebecca non me lo dici come si chiama, via. Che sta scrivendo? Oh, ha detto Lisa. Ah, Nicolangelo, vedi, ha sbagliato. Non è Nicola. Però si assomiglia parecchio Nicolangelo a Nicola, eh. Può essere che lui, capito, è abbastanza anziano, che ha 75 anni. Potrebbe essere leggermente. Non lo posso dire, se no si arrabbia. Comunque Lisa ha detto, o Liz. Senti, ma ce l'hai con Rebecca? Non ti riesce a dire di preciso come si chiama? Ma questo mi sa un pochino troppo intelligente, eh. Amelis? Che vuol dire Amelis, scusa? Ah, tutto attaccato, Lisa Melis. Non è poi proprio rincoglionito del tutto, eh. Il tuo nome è del 1890. Ah, un nome antico. Senti, Mario, ma te, fammi capire, abiti in questo ambiente qui dove sono io, o sei venuto di passaggio, ti piaceva l'ambiente? Non lo so, non lo so, Rebecca. Ti piaceva l'ambiente e ti sei voluto fermare per fare due chiacchiere con noi? Beh, questo me lo devi spiegare. Abiti in questi palazzi, qui attaccato a me, vicino, nei pressi di questo garage? Io voglio sapere. Ah, sì. Non lo so come fa a dire, ma comunque ha scritto male, eh. No, forse no, perché Liz a capo a Melis. Yes. Ora ha parlato in inglese. Io manco me lo ricordavo, figurati. Come fa a ricordarmi tutti i vostri nomi, porca miseria. Senti, io ho un soprannome. Ora lo metto alla prova, eh. C'ho un soprannome io, me l'hanno messo alle scuole elementari. Vediamo se scopri qual è il mio soprannome, se mi conosci veramente e se lo sai. È già partito, guarda. No, non è possibile. Questo non lo sa nessuno, cioè qui al paese lo sanno tutti. Allora sei di Sarteano. No, lo sa davvero. Sa il mio soprannome del ragazzo. Limortacci. Ma da dove vieni, Mario? Ma quale Mario sei, scusa, eh? Ma il cognome me lo dici? Mario c'ha un cognome? Oggi? Poggia? No, Poggiani?
Ragazzi, alla ricerca di Mario Poggiani, domani tutto il giorno in giro per il paese finché non mi hanno detto chi era. Lo chiedo anche al sindaco, lo chiedo a tutti quanti. Mario Poggiani, ora mi stampo sta fotografia di questo screenshot qui. Aspettate un attimo che piglio il telefono. Devo stampare questo screenshot, questo schermo asciutto. Perché poi me lo dimentico. Tacchete. Allora, domani non mi cercate perché io vado in giro a chiedere a tutti quelli del paese chi è quello che è passato nella fotocamera. Ma chi è quello? È passato qualcuno qui dietro a me. Vado in giro a chiedere anche al sindaco chi era questo Mario Poggiani. Che fanno? Che spira nel vuoto dell'infinito? Che vuol dire? Che vuol dire quando le voci dannate. Aspetta un attimo, mi sono Aspetta che mi passa la risarella. Questa è una poesia quella che hai detto ora. Si sentono voci dannate che spirano nel vuoto dell'infinito. Ma che sei un poeta? Eh? Ma questa me la segno, sta frase qui, la fotografo. Senti, glielo dici a Rebecca perché è simpatica? Mi è già partito da sé. Ora che dice? Mi piaccio? Ti piacciono che? Ma che sta a scrivere? No. No, ma te che eri da ragazzo? Eri un chiappa femmine, un donnaiolo, un Don Giovanni? O che eri quando eri giovane? Ma che vuol dire mi piacciono le more? Oh. Ma perché le bionde sono brutte? Vabbè, mi piacciono anche a me le more, dai. Non gli si può dire niente. No, non è possibile. Dai, questo era un Don Giovanni. Eh? Allora, senti, me lo dici il cognome di Fra 66? Però me lo devi dire di preciso, subito, immediatamente. Mi senti? Dimmi il cognome di Fra 66. Ah, ecco. Ah, meno male che qualcosa non la sai, eh. Meno male che qualcosa non la sai, perché questa sera mi cominciavi un pochino a sapere il fiato divino, eh. Eh sì, perché sa tutto te, sembra che sei Aristotele. Scusa, Mario, eh. Non è un'offesa, eh. Marietto, state buono, guarda che c'è Rebecca lì, che lo so che ti piacciono le more. Sei sempre qui con me? Ah, ho capito, non lo dice perché ti conosce. Il soprannome di mio nonno. Ah, Mario sei sempre qui?
Mario. Che vi devo dire? Mi dice Cobai, dici? Ah, pensi che sia così? Ma no, io penso che ancora è qui, che non ha finito l'energia, che magari vuole stare un altro pochettino con noi. Pensi davvero che se ne vada? Mario, sei sempre qui? Guarda, c'è anche Rebecca, che ti piacciono le more? Più mora di lei. Eh? Gli vuoi dire qualcosa? Sì, ora sa quanti anni c'ha, non ci credo, eh. Ha detto 45. Ma che scrive ora? Oh? Ma dov'hai? Ma dov'è questo? Che sta scritto? A Cagliari vai? Ma con che ci vai? Col pullman o col treno? O vuoi prendere l'aereo da qui, dalla Toscana? Ah, ho capito, gliel'hai detti di meno per fargli un complimento, eh? Eh? Ah, lo conosco, il classico Don Giovanni Acchiappatores. Il cucadores gli dà sempre meno anni alle donne perché sono complimenti, capito? Perché sa che gli fa piacere se gli dà meno anni, parecchio piacere. E quindi si vede che ci prova. Guarda te, da retta a me, con le persone vive non ci puoi provare perché tanto non gli fai niente, capito? Ma di là non ce l'hai delle signorine da dargli un pochino noia nel campo astrale dove ti trovi te o dove sei comunque? Ma eri così anche dal vivo? Eh? Acchiappavi? Dai Mario, non ti arrabbiare, si scherza, eh? Io sono contento che sei venuto qui a parlare con noi. Non sei il primo, perché ce ne sono venuti tanti qui di passaggio, si vede che è un posto buono, ma meno male che ho fatto la sede nel centro medievale, se no era un casino. Non te le trovavi le presenze qui, toccava andare in giro. Bene ragazzi, io lo sapete che fo, saluto Mario, vedo se ha voglia di andare via, di salutarvi tutti, perché non posso chiuderlo così, e poi bisogna che vado a dormire. Senti Mario, hai voglia di salutare tutti gli amici che sono qui con me? Un bel saluto a tutti? Ah, sei più vispo di me. Ha detto di sì. E poi che dici? No, addirittura? Guarda, un personaggio educato, un pochino acchiappone, però molto educato. Ci ha fatto piacere, Mario, sta qui con te. Se ci dai il goodbye, ti lascio andare in pace. Un abbraccio. Ce lo dai? Grazie, Mario. Ritorna. Ragazzi, meglio di così che vi devo dire. Anche è andato via senza arrabbiarsi, senza fatti di bolla tanto. Ha detto yes, ciao. Un po' parlare inglese e un po' in italiano. Ti piacciono le more? C'ha 75 anni e fa complimenti. So che dirvi. Io comincio a spingere un po' di roba, ragazzi, perché qui veramente c'ho un pochino di confusione. Questo si può spingere, tanto è andato via. Quando vanno il goodbye.
mi rimetto un pochino al centro, che fra gli angeli mi sento un tantino più protetto. Lo so, Rebecca, però guarda, ti dico la verità, è la prima volta che capita di fare quattro risate con una presenza, perché di solito o ti mandano a quel paese, o sono cattivi, o rispondono male, oppure ti dicono tutte strullate che poi te non capisci se ti stanno pigliando un giro o no. Quando invece capita delle risposte e delle conversazioni abbastanza accettabili, come quelle che ha fatto questo ipotetico Mario, dà soddisfazione, perché insomma un contatto, quando ci deve essere fatto per bene, se no ci viene a noia. È passato un camion, no? No, qui i camion possono passare. C'è una stradina stretta che va al castello, quindi centro storico, macchine molto strette, se no via tutta la carrozzeria, capito? E non passano camion. Poi c'è la telecamera, se passava l'avevo visto. Allora, praticamente io incomincio a salutarvi tutti quanti perché spengerò qualche rumore, lo sento anch'io, ma non è proprio un camion. A me mi sembrava un elefante bianco targato New Jersey, che corrono così, fanno questo rumore. Ora, com'era targato non lo so, però mi sembrava il rumore di un elefante bianco quando corre. Ecco, questo sì, questa è un'ape. Questa era un'ape. Buonanotte a tutti, ragazzi. Ritornate quando vi pare a farmi compagnia. Facciamo quello che volete voi tutte le volte, perché mi piace fare delle cose simpatiche. Qualche volta ho paura, però dopo mi passa. Tanto ci siete anche voi a farmi compagnia. Però, insomma, mi dà soddisfazione. Ho registrato questa live, se un giorno qualcuno la vuole rivedere, la metterò probabilmente sul canale YouTube, quello scritto qui sopra, dove ci deposito parecchie cose interessanti, insomma. Va bene? Allora, facciamo così, si fa come le altre volte. Io vi saluto a tutti, vi do un bacio e un abbraccio, mi raccomando, prima l'abbraccio, poi il bacio, se no si intrecciano. Però vi lascio la live accesa per una decina di minuti. Perché almeno fate in tempo a salutarvi fra di voi, no? Quindi la spengo dopo. Un abbraccio gigantesco a tutti quanti, ragazzi, grazie della compagnia.